vedete a scala negli ultimi due mandati come ha iniziato ad amministrare, con una maggioranza diversa dalla sua in Consiglio Comunale, sia nel primo mandato che nel secondo mandato. E chiedete a Cristaldi, un onorevole famoso, che amministra attualmente Mazara, come fa a amministrare una città che ha un Consiglio Comunale di segno politico diverso dal suo. Perché le città le amministrano i sindaci. E quindi la contestazione strumentale, contestazione che vuole anche questa preoccupare quel nostro entusiasmo, ma non ci preoccupi. E poi noi abbiamo detto e noi vogliamo fare una cosa che in ogni caso ponga questa città al riparo. Noi vogliamo che le sedute del Consiglio Comunale siano comodamente viste da casa da tutti i cittadini. Noi vogliamo che ci siano riprese televisive anche via web, che costa pochissimo, in modo tale che tutti i cittadini possono vedere e verificare cosa fanno i consiglieri comunali, ma soprattutto vedere e verificare quali sono gli interessi tutelati, cioè gli interessi comuni o gli interessi particolari, quello di professionalità. Noi vogliamo affidare loro, non gli appalti che a questo momento vengono fatti all'esterno, noi vogliamo affidare ai precari quei lavori in modo tale che ci sia minor costo per le casse comunali e recupero di professionalità e dignità per quella gente. Andatevi a dire, e se anche domani dovete sentire questo, per favore ditegli che imbrogliano. Per questo nostro straordinario progetto di cambiamento si stanno mobilitando davvero in tanti. Io voglio in particolare ringraziare il contributo di alcune persone che hanno fatto commuovere tanti di noi. Mi parlo di quei tanti che lavorano o studiano lontano da altri, quei tanti che sono dei giovani per lo più, veramente sono straordinari. Turismo, vogliamo fare di questa città in cui siamo valorizzati i talenti dell'artigianato. Noi vogliamo che le imprese non se ne vadano. In questa città, sciaguratamente, negli ultimi anni, le imprese sono andate via, hanno portato via ricchezza e lavoro. Noi vogliamo tenere loro nella nostra città perché loro producono quello che in questa città potrebbe mancare, le occasioni di lavoro. E allora noi abbiamo voluto e abbiamo più volte segnalato quali sono le nostre linee guida, ma io non voglio ripetere, voglio essere tedioso, ma una cosa la voglio dire perché è un nostro cavallo di battaglia. È una grande iniziativa che noi vogliamo sponsorizzare, promuovere, ripetere in ogni occasione. Noi vogliamo fare questa città leader, vogliamo fare città leader in coniugando due aspetti fondamentali della nostra economia, l'agricoltura e il turismo. Noi abbiamo pensato a un progetto che si chiama Sicily Wine Fest, è la festa del vino, ma è la festa del vino non una sagra paesana. Noi ci siamo ispirati a quello che accade a San Vito Lo Capo, col Cruscus Fest, ma abbiamo anche voluto sai di più perché abbiamo fatto riferimento all'Oktoberfest di Monaco. Noi pensiamo ad un evento che impegni le nostre risorse comunali, non sperperarle in tanti rigoli, li accomuni e faccia di Alcamo una vetrina internazionale per un lungo periodo. Noi vogliamo portare i compratori, vogliamo mettere le nostre aziende in contatto con i buyer internazionali, vogliamo che le nostre aziende abbiano contatti internazionali e vogliamo al contempo mettere in moto un meccanismo di eventi collaterali, come hanno fatto a San Vito Lo Capo, dove si fanno percorsi turistici, si fanno momenti culturali, in modo tale si mette in movimento la città accompagni la crescita. E quando ciò avverrà, noi
verranno, i turisti che si fermeranno, i turisti che ameranno la città, i turisti che porteranno nel cuore la nostra città saranno il nostro migliore veicolo pubblicitario, che torneranno, che creeranno ricchezza, la ricchezza per il lavoro, il lavoro mantiene i talenti della nostra città, perché noi vogliamo che i talenti restino nella nostra città.